Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Loris e oggi siamo qui con il secondo episodio della serie Road to Max di Clash of Clans. Oggi, come vedete, abbiamo un po' di risorse, abbiamo all'incirca 7 milioni d'oro sui 6 milioni e mezzo di Elisir. Oggi cosa andremo a portare di miglioramenti in questo episodio? Andremo a portare come miglioramenti ancora una volta un livello del Gran Sorvegliante. In questo caso, a differenza dell'altra volta, costerà 500.000 di Elisir in più, quindi 5 milioni e mezzo per portarlo appunto a livello 8 e come tempistica ci impiegherà 3 giorni e 12 ore. Quindi non è neanche un upgrade che ci impiega tanto tempo. Invece con l'oro andremo a potenziare questa torre dell'arciere a livello 13. Costerà 7 milioni e mezzo, ci impiegherà 8 giorni e vediamo nelle statistiche che il danno al secondo aumenta di 12, mentre il life point dei punti vita aumentano di 80. Tuttavia, come potete notare, non abbiamo 7 milioni e mezzo d'oro, ma io ho un asso nella manica. Perché, come possiamo vedere nella tesoreria, abbiamo 1.700.000 di risorse, sia di oro che di Elisir, più 8.500 di nero. Tuttavia, prima di fare i miglioramenti, faremo un attacco, un solito attacco farming in live, per appunto accaparrarci un po' più di risorse. E magari vedere se riuscire a fare qualcos'altro oltre a questi due potenziamenti, anche se dubito fortemente. Prima dell'attacco e di apportare i miglioramenti al nostro villaggio, volevo farvi vedere un attacco farming che ho realizzato ieri, se non sbaglio. Adesso andiamo subito a vedere. Un giorno e 18 ore fa, dove ho preso la bellezza di 490.000 d'oro, 500.000 di Elisir e addirittura quasi 5.500 di Elisir nero. Andiamo subito a vederlo. Ho attaccato con una strategia un po' diversa dal solito farming, in quanto ho utilizzato dei golem, dei pekka. In pratica ho utilizzato una go wipe accompagnata da 4 streghe, quindi una go wipe. Come potete vedere il villaggio era totalmente abbandonato. Allora sono entrato con i golem dal lato destro, accompagnati dagli spaccamuro per fare breccia nei muri. A seguito dei golem ho lasciato i maghi, le streghe, i reali e tutto il resto. E piano piano abbiamo avanzato fino ad arrivare al centro del villaggio. Direi che è stato un attacco molto, sì, molto proficuo, ma anche molto facile, perché se potete vedere le torri inferno, gli archi X erano scarichi, quindi delle difese molto importanti per questo municipio erano disattivate, quindi hanno agevolato moltissimo l'attacco. Possiamo velocizzare un attimo perché si tratterà solo di far pulizia nel villaggio. Le risorse, come potete vedere, erano quasi completamente nei depositi esterni, soltanto che avevo questo esercito perché avrei dovuto fare un attacco in guerra, ma alla fine abbiamo deciso di lasciarla stare per l'elevata difficoltà appunto di questa guerra, poiché l'avversario era troppo forte rispetto a noi, e quindi ho voluto fare questo attacco farming appunto con questa strategia per liberarmi appunto di queste truppe. Ora qua stiamo pulendo il villaggio piano piano, ho utilizzato anche degli arcieri e degli sgherri per diminuire il tempo di pulizia del villaggio, e come possiamo vedere il 100% era praticamente scontato per la facilità con cui abbiamo distrutto questo villaggio. Quindi potete notare l'enorme bottino che ci siamo portati a casa e anche 23 trofei e 3 stelle per quanto riguarda il bonus giornaliero di risorse di Clash. Bene, fatto ciò, facciamo il nostro attacco in live. Ovviamente vi taglierò la parte di ricerca perché sennò il video dura un giorno e penso che voi abbiate qualcosa di meglio da fare che stare un giorno a vedere un nostro video. Ovviamente scherzo. Quindi ci troviamo appena trovo qualcuno da attaccare. Bella. Bene, eccoci tornati. Siamo stati, direi, proprio sculati un'altra volta. Guardate che razza di abbandonato che ho trovato. Direi che ha un buon numero di risorse, ma direi che sono un po' poche. No, ovviamente scherzo, quindi attacchiamolo subito.
prendiamo le risorse dal lato destro, da queste tre miniere buttiamo anche qualche spaccamuro per entrare magari coi barbari e arrivare anche alla trivella dell'Isir Nero. Qua vediamo, ecco, grandissimi barbari che vanno subito a prenderla. Mamma mia, io quanto vi amo. Ok, una è presa. Io vorrei anche magari fargli due stelle per accaparrarci così anche il bonus giornaliero di oggi, che mi mancano due stelle. E quindi sarebbe una buona cosa farle e prenderci appunto anche quel bonus lì, che potrebbe aiutarci anche magari per fare qualche altra costruzione. Perché è un bonus abbastanza elevato, in quanto mi dà 260.000 sia di oro che d'elisir, quindi buttateli via. Entriamo anche da questa parte con tutti gli spaccamuri e gli eroi, buttiamoci una cura per mantenere in vita le nostre truppe e buttiamo tutto il resto al seguito. Speriamo di prendere il maggior numero di risorse possibili. Vedo che stiamo andando abbastanza bene. I nostri eroi hanno ancora la vita piena. Anche questo attacco è molto facilitato dal fatto che archi X e torri inferno del villaggio nemico sono scariche, quindi ci aiutano parecchio, diciamo. Vediamo che il re barbaro ovviamente deve mettersi a colpire le mura, perché se no non è contento. Cacchio, la regina mi sta per morire, grazie a Dio l'ho salvata. Dai, prendete il municipio! Adesso fail in diretta, signori, fail in diretta. Beh, dai, una stella almeno quella l'abbiamo fatta. Vediamo il nostro gran sorveglianza, se è stupido. Grandissimo, mi becca il municipio. Grandissimo, ti amo. Figa, ma però sei lento come... Dai, sorvegliante, dai. Ti ho potenziato dall'ultimo episodio, dovresti essere più potente, muoviti, dai. Ce la farai in 1:20? Stiamo a vedere. Ce la puoi fare? Dai. Veloce. Dai che il tempo passa. Dai, gran sorvegliante, manca 30 secondi, muoviti. No, regà, giuro che se non lo butta giù, non lo potenziamo, lo lasciamo a quel livello lì. Dai che manca poco. Veloce. Oh. Bravissimo, torniamo a casa, vediamo cosa sta spaccando. No, beh, dai, facciamoli spaccare anche quello, così è contento. Boh, perfetto, stanno colpendo, torniamo a casa. Beh, direi che il bottino non è per niente male. Considerando anche il bonus, ci siamo portati a casa 500.000 di oro, 400.000 di elisir e all'incirca 2.000 di nero, 19 coppe, 58%, 2 stelle, buono. Torniamo a casa. Come possiamo vedere qua, ah no, ci mancava un'altra stella per il bonus giornaliero. Pensavo di averne fatte 3, invece ne avevo fatte solo 2. Beh, fa niente. Le risorse comunque a disposizione le abbiamo, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare i nostri potenziamenti. Allora, potenziamo subito il gran sorvegliante a livello 8, quindi 5.500.000 che vanno a cagare. Che brutto salutare le risorse, però ci tocca farlo. Come seconda cosa andiamo a potenziarci subito la nostra torre dell'arciere. Ah sì, vero, giusto, dobbiamo prima andare a prenderle dalla nostra tesoreria. Quindi abbiamo 1.700.000 di risorse, le prendiamo. Sì, ok, voglio trasferirle. Ma che depositi pieni che abbiamo. Peccato che si svuoteranno subito. Mi viene un colpo al cuore quando i depositi vanno giù così, tutto d'un colpo. Vabbè, pregheremo più tardi. L'esercito lo farò dopo, tanto non c'è fretta. Quindi, ricapitolando, in questo episodio abbiamo portato su il nostro, un'altra volta il nostro gran sorvegliante a livello 8 e una nostra torre dell'arciere a livello 13, il livello finale. Così almeno ce ne togliamo un'altra dalle scatole. Come possiamo vedere qua, mancano 2 ore al nostro arco X che avevamo potenziato nello scorso episodio. Vediamo quante gemme costano, 30. Ma no, dai, non ne vale la pena di gemmarlo, tanto per un paio d'ore. Quindi non credo che possiamo fare nient'altro. No, infatti. Quindi per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video. Se avete delle idee, dei suggerimenti, ci sono i commenti apposta, quindi utilizzateli, grazie.
Ho visto che nello scorso episodio in molti hanno commentato per dare consigli o idee per questa serie. Magari scrivetemi anche magari cosa potenziare secondo voi, quali edifici, quali truppe, perché ricordiamoci che ci sono anche le truppe, i reali, tutte quelle cose lì. Quindi scrivetemelo nei commenti, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!